Essendo a Suarez mi sono pronunciato dicendo che se è consentito non conoscere la grammatica o essere il ministro degli esteri, la maggior ragione per giocare una partita di calcio, per cui sono sbagliate le regole, l'università per stranieri, di cui tra l'altro sono docente, che pure è un'aspettativa, è un luogo dove avranno valutato che lo spagnolo e il difettoso italiano di Suarez erano sufficienti a garantire che potesse fare la ragione per cui era chiamato. Naturalmente l'egalitarismo dice con altri sarebbero più esigenti, quindi è un favoritismo da cui l'inchiesta, ma è un favoritismo legato a una logica che lui si manifesta in un'eccellenza professionale che potrebbe essere interdetta da una richiesta, come dire, impropria di competenza o conoscenza della lingua per una cosa per cui non è necessaria. Se la legge sull'immigrazione presuppone questo per uno che deve fare un lavoro di concetto, ovviamente si può valutare che sia una regola che ha una logica. Se invece questa cosa è fatta per uno che usa i piedi e il cervello ma non la parola, è assolutamente ridicolo. Sarebbe come chiedere di parlare italiano a un mimo. Al mimo chiede di fare il mimo. È un giocatore di calcio che deve fare il giocatore di calcio, per cui sono delle regole del calcio.